La regione dove si pagano più tasse è la Lombardia, la regione dove si pagano meno tasse è la Calabria. In Lombardia mediamente ogni persona ha pagato 12.297 euro di tasse in un anno, tra tutto imposte e tributi, comunque 12.297 per persona in Lombardia. La media nazionale è di 9.168 euro di tasse all'anno pagate da ogni lavoratore. Al secondo posto, dopo la Lombardia, c'è la Val d'Aosta con 11.480 euro all'anno di tasse. Poi c'è il Trentino con 11.297 e gli Emiliano-Romagnoli con 11.252 euro di tasse pagate ogni anno. L'ultima per importo pagato di tasse è la Calabria, dove ogni persona, ogni residente ha pagato in media 5.516 euro di tasse. Come abbiamo detto, la media nazionale è di 9.168 euro. Chi ha fatto lo studio dice che è ovvio che nei territori dove i livelli di reddito sono maggiori, grazie a condizioni economiche e sociali migliori, anche il gettito tributario presenta dimensioni più elevate che altrove. Quindi il dato è poco interpretabile nel senso che in Lombardia gli stipendi sono più alti, quindi si pagano più tasse in proporzione allo stipendio. In Calabria le retribuzioni sono di gran lunga più basse, quindi anche le tasse su queste retribuzioni di gran lunga più basse sono inferiori. Grazie per aver ascoltato questa piccola rubrica di economia e vi rimando alla prossima. Arrivederci.